Io sono Fulvia di Mediterranea e noi siamo una piattaforma civile che in questi giorni è in mare. Nei mesi scorsi e nei prossimi mesi sarà ancora in mare accanto alle altre imbarcazioni, alla Sea-Watch, alla Open Arms e anche tutte le altre imbarcazioni, anche non ONG, che sono in mare e che fanno semplicemente quello che va fatto, incontrare persone in difficoltà e quindi salvarle. È un concetto molto basilare che è assurdo dover sottolineare, veramente forse... Non so se avrei pensato che si sarebbe arrivati a un punto da doverlo sottolineare e da doverlo anzi urlare a gran voce. E la solidarietà è il motore dell'iniziativa organizzata questo pomeriggio dal Comune al Teatro Augusteo. Si intitola Simgente Cor perché la mano di Napoli è sempre tesa verso chi soffre e alla richiesta di soccorso per i migranti bloccati in mare, lanciata qualche settimana fa attraverso il sito istituzionale, hanno risposto in migliaia, da Napoli, dall'Italia e da ogni parte del mondo. Con l'evento di oggi, l'amministrazione cittadina ha inteso valorizzare una rete di solidarietà costruita nel giro di poche ore attraverso la partecipazione e la testimonianza dei suoi protagonisti. E Salvini, che pochi giorni fa ha fatto una passerella mediatica gigantesca, indegna, su quel derelitto di Cesare Battisti, non ha le mani altrettanto sporche di sangue per aver lasciato morire tutte quelle persone. Questa manifestazione si chiama Simgente Cor e va benissimo così, ma le emozioni non sono intelligenti, il cuore può battere da una parte e può battere da un'altra. Quello che serve in questo momento è anche un'analisi politica approfondita, chiara, razionale, di cosa fare per fermare questo problema. È una giornata innanzitutto per incontrarci e per scambiarci sguardi, attenzioni e condivisione e poi anche per provare ad organizzare tutta questa solidarietà per farla diventare attiva. Noi sicuramente abbiamo la sensazione che le esigenze di Mediterranea, così come delle altre ONG, saranno ancora da tenere in considerazione. Incominceremo a organizzare degli albi, dei gruppi dedicati per fare dei progetti di inclusione e di solidarietà attiva che cominciano a diventare parte integrante dell'azione amministrativa del Comune di Napoli. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha emanato una direttiva al servizio Anagrafe di cui ho la delega, chiedendo al servizio Anagrafe di applicare l'articolo 32 di un decreto del Presidente della Repubblica del 1989 che prevede l'iscrizione in Anagrafe in uno schedario temporaneo. Ciò era previsto già dal 2011 da una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Interni, quindi già in situazione analoga a livello centrale. Stiamo cercando di capire ancora quale sia la legge che impedisce alla Sea-Watch come alle altre imbarcazioni di arrivare a Napoli, perché non ci sono ordinanze di chiusura di porti, né a Napoli né in nessun'altra città portuale. Ma noi siamo veramente pronti, perché noi abbiamo creduto davvero che la Sea-Watch potesse arrivare in acque internazionali o comunque entrare nelle acque territoriali di Napoli, quindi abbiamo trovato effettivamente i posti letto in accoglienza per, all'epoca erano 49 migranti, oggi sarebbero stati 47 che erano a bordo della Sea-Watch, avremmo avuto la possibilità di attrezzare una struttura di pronto intervento al porto per prendere in carico le persone al momento dello sbarco, avevamo trovato tra l'altro una dimensione di accoglienza che era in circuiti ordinari di accoglienza, non avremmo attrezzato nessuna struttura straordinaria, non abbiamo attrezzato nessuna scuola o nessun campeggio o nessun deposito comunale a posto letto e ad accoglienza, ma avremmo utilizzato i circuiti degli SPRAR che tanto in Campania quanto in altre città quanto a Napoli ci avevano già dato la possibilità di un posto letto in accoglienza, quindi in circuiti che normalmente e naturalmente sono deputati all'accoglienza dei migranti.